Seconda domanda, dimostra che con 200 grammi di pesetto scivola il sistema a destra e calcola accelerazione e tensione della corda. Con 200 grammi il peso del pesetto, mg, vale circa 2 newton, mentre invece il mattone grande rimane di 1 kg ed è trascinato verso destra sempre da 5,6 newton. Dall'altra parte prima c'erano 4,9 newton, adesso invece sono solo 2 newton perché abbiamo ridotto la massa del pesetto. Ora la differenza fra queste due forze che tirano il sistema a destra e a sinistra è di 3,6 newton, 5,6 meno 2. Quindi all'attrito si chiede di fare 3,6 newton per tener fermo il sistema. Ricordiamo che prima, quando il pesetto era da mezzo chilo, all'attrito si chiedevano soltanto 0,7 newton e l'attrito era in grado di farli. Ma adesso si chiedono 3,6 newton e l'attrito non è più in grado di farli perché il massimo valore che può raggiungere l'attrito statico è 3,2 newton. Quindi è impossibile per l'attrito fare 3,6 newton e il sistema scivola. Siccome il sistema scivola verso destra, perché questa forza vince sull'altra, 5,6 newton è maggiore di 2 newton, allora l'attrito diventa dinamico e va ricalcolato con il coefficiente d'attrito dinamico, 0,30. Per la forza normale che è sempre il peso perpendicolare, quindi 8 newton, quindi l'attrito adesso vale 2,4 newton. Ricordiamo anche che l'attrito dinamico non ha un range di valori che può andare da 0 a un valore massimo, ma è un valore fisso, in questo caso è 2,4 newton. Quindi ora le forze sul mattone sono 5,6 newton a destra, che è la forza peso parallela, 2,4 newton l'attrito dinamico, poi c'è la tensione della corda, per adesso ignoriamo questo valore che calcoleremo dopo e immaginiamo di guardare il sistema come se fosse nel solito sacchetto nero, quindi non vediamo le tensioni della corda, vediamo soltanto le forze esterne, quindi vediamo 5-6 newton, vediamo l'attrito 2-4 newton che è una forza esterna perché la fa il piano inclinato e vediamo la terza forza esterna da 2 newton che è appunto il nuovo pesetto. Questa è l'equazione di Newton per il sistema intero, infatti non ci sono le tensioni, ci sono le tre forze esterne. Quella da 5,6 Newton è con il segno positivo perché stiamo orientando il sistema nel verso in cui scivola, quindi verso destra e verso l'alto, quindi questo ha segno positivo, mentre invece le altre due, cioè l'attrito 2,4 Newton e il pesetto 2,0 Newton, hanno segni negativi perché sono rivolti nel verso opposto al moto del sistema. La somma delle masse la conosciamo, è 1,2 kg, 1,02 kg, e dobbiamo trovare l'accelerazione. Ricordiamo infatti che la domanda era dimostrare che il sistema adesso scivola e calcolare accelerazione e tensione. L'accelerazione la calcoliamo con la formula inversa della seconda legge di Newton e del sistema intero. Quindi dividiamo la forza esterna totale, cioè la somma di queste tre forze, che fa 5,6 Newton meno 2 meno 2,4, cioè fa 1,2 Newton. La dividiamo per la somma delle masse, che è 1,2 kg, e quindi l'accelerazione del sistema è 1,0, per rispettare le due cifre significative, metri al secondo quadrato. Quindi il sistema accelera in alto il pesetto e a destra il mattone con questa accelerazione. Infine, per trovare il valore della tensione della corda, basta sostituire l'accelerazione trovata in una qualsiasi delle due equazioni di Newton o per il mattone o per il pesetto, è più facile sostituire nell'equazione del pesetto e fare la formula inversa per trovare T. Questa è la formula inversa, la massa del pesetto 0,2 kg, l'accelerazione l'abbiamo appena calcolata, il peso del pesetto 2 newton. Risultato 2,2 newton è la tensione della corda. Adesso vediamo se questi valori sono ragionevoli. Cominciamo dal mattone. È tirato a destra con 5,6 newton e a sinistra con queste due forze per un totale di 4,6 newton. Quindi la forza totale sul mattone, 5,6 meno 4,6, è 1 newton. Siccome il mattone ha la massa di 1 kg, 1 newton totali su di lui lo accelerano di un metro al secondo quadrato, è la legge di Newton. Ripeto, una forza totale sul mattone di 1 newton a destra, siccome la massa del mattone è 1 kg, lo accelera di un metro al secondo quadrato, quindi torna all'accelerazione. Vediamo ora che succede al pesetto. 2 newton la terra lo tira giù, 2,2 newton la tensione del filo lo tira su. La forza totale sul pesetto è 0,2 newton in alto. Siccome il pesetto ha una massa da 0,2 kg,
La forza totale è da 0,2 N e lo accelera in alto di 1 metro al secondo quadrato. Quindi anche per il pesetto abbiamo verificato che le cose tornano, i calcoli tornano e il pesetto accelera verso l'alto con 1 metro al secondo quadrato.